Bentornati amici su Officina del Pilota in questo nuovissimo episodio. Continueremo a parlare del Ferrari 348 TB, un'auto che a nostro parere è bellissima nelle linee, ma che presenta delle criticità a livello motoristico. Infatti l'abbiamo guidata non una, non due, ma ben tre volte e abbiamo riscontrato che effettivamente è molto lenta. Ma grazie all'intervento del fantastico Luca Spadano, il quale ci mostrerà qual è la gamma delle Ferrari di oggi, vi faremo capire che la tecnologia sì è avanzata, ma l'artigianato made in Italy è rimasto tale e quale. C'è un po' di disordine in questa stanza, vero? Via col video! Cerchi erano montati al contrario, me l'avete fatto notare voi nei commenti, grazie, ma ormai il video era stato già girato. Oh no! Come mai ogni volta che passa una Ferrari tutto il mondo si gira a guardarla? Luca, anche tu ti giri quando passa una Ferrari? Ovvio, quando passa una Ferrari anch'io giro la testa, Matteo, però anche quando passa una bella gnocca giro la testa. Faccio delle foto memoriche. Dopo questi giorni molto difficili, dove veramente fai zapping online e senti solo negatività in giro, gente che si lamenta, mi lamento di questo, mi lamento di quell'altro, mi lamento dell'Italia, mi lamento di tutta una serie di cose, io sinceramente non ne posso più, anche perché non dormo la notte, perché penso alla Williams. In questo video, ragazzi, vorrei portare positività. Voi sapete già perché, ma io voglio raccontarvelo di nuovo. Come mai la Ferrari è la vettura più ambita al mondo? Essere Ferrari vuol dire far parte di una squadra unica proiettata verso il futuro, in cui le persone sono il patrimonio più importante. Insieme ci misuriamo nelle competizioni e nei mercati di tutto il mondo. Insieme abbiamo scritto mission, vision e valori che sono l'essenza del sentirsi Ferrari e che ci guidano nell'affrontare le sfide quotidiane. La visione, vision, l'eccellenza italiana che fa sognare il mondo. E mission, costruiamo auto, simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo, per vincere su strada e nelle competizioni. Oggetti unici che rinnovano il mito del cavallino rampante e generano un mondo di sogni ed emozioni. Ferrari mette in primo piano le persone e il team. Le persone sono il loro valore più importante. Questa è un'azienda che mette al primo posto il merito, la competenza e la crescita professionale. In Ferrari si vive un fortissimo senso di appartenenza. Amano le sfide. Cercano quotidianamente di migliorare. Questa è una delle loro principali sfide. D'altronde Ferrari si vive con cuore, entusiasmo e orgoglio. In Ferrari le sfide di ogni giorno ci fanno capire che facciamo parte di una realtà unica, straordinaria, che suscita grandissime emozioni. L'integrità della Ferrari. Loro sono perfettamente consapevoli di appartenere ad un'azienda riconosciuta in tutto il mondo, nella quale il comportamento di lealtà, onestà è una delle prime regole. Ed è anche molto coerente il pensiero che loro si adoperano per garantire un futuro sostenibile. Incredibile il fatto che tradizione e innovazione all'interno di Maranello si fondano continuamente per rinnovare il mito Ferrari. Mito che va avanti da ben oltre 60 anni. Da un ambiente internazionale e multiculturale derivano la nostra ricchezza e la nostra capacità di coniugare soluzioni tecnologiche estreme con l'artigianalità a misura d'uomo. La Ferrari non utilizza robot per saldare il telaio e vanta alcuni tra i migliori operai specializzati del settore. Questa è una delle cose che mi interessa veramente di più della Ferrari. L'evolversi della tecnologia, della scienza, mischiata con l'artigianalità, che è una cosa propriamente Ferrari. Sono innovativi per vocazione. Sono animati dalla passione per la competizione.
Porsi obiettivi ambiziosi per garantire la massima soddisfazione del cliente è un'altra delle regole fondamentali in Ferrari. Anche l'umiltà fa parte di questa magnifica azienda, perché loro osservano con molta attenzione cosa succede intorno. Competenze nelle quali si impegnano quotidianamente per raggiungere l'eccellenza. Beh, io devo dire che l'eccellenza l'hanno raggiunta e come? Se voi pensate che a metà anni 90 fu prodotta la Ferrari F40, che è in assoluto la vettura più ambita nel mondo dell'automobile. Producono vetture uniche per innovazione, tecnologia, piacere di guida, performance, design. Auto che in tutto il mondo rappresentano il più autorevole esempio di Made in Italy. Ideano e progettano le loro auto a Maranello, ma poi vengono distribuite in più di 60 mercati su tutto il pianeta, attraverso una rete di oltre 180 rivenditori autorizzati. Racing, e qui c'è da tremare. È un'eccellenza perché la Ferrari ha vinto 15 titoli mondiali in Formula 1 e ben 16 titoli costruttori. Hanno partecipato al 900° Gran Premio nell'agosto 2015. Ferrari è l'unico costruttore ad aver preso parte a tutte le edizioni dei campionati di Formula 1. Di che cosa stiamo parlando? Una delle aziende più quotate in borsa, 3 miliardi e 400 milioni se non erro nel 2015. E produce una serie di vetture così di alto livello che noi italiani dovremmo vantarci. È vero che siamo un paese un po' in difficoltà, ma questa è una cosa di cui possiamo andare fieri, veramente fieri. Noi, di Officina del Pilota, nel nostro piccolo, abbiamo messo le mani su un 348 TB. Una macchina bellissima nelle linee, un pochino più debole nel motore. Ma negli anni 90 uno 0-100 in 5.6 era un'accelerazione di tutto rispetto. È normale? Ora guardiamo la gamma Ferrari. 812 GTS, la Spider sul mercato più veloce di sempre, 800 cavalli. F8 Spider, il V8 Ferrari con il motore più premiato di sempre. Ferrari Portofino, sportività, comfort, eleganza e la Gran Turismo per eccellenza. Ferrari Roma, la nuova coupé con motore centrale anteriore, mai sentita. Ferrari F8 Tributo, il V8 di serie più potente di sempre, 720 cavalli. Ferrari SF90, è la espressione più avanzata della tecnologia sviluppata a Maranello, 0-100 in 2.5 secondi. 488 pista, trasferisce tutta l'esperienza maturata in pista sui tracciati di tutto il mondo, capolavoro Ferrari. 812 Superfast, una tra le più curiose, motore anteriore, cambio posteriore per un ottimo bilanciamento dei pesi. E per concludere, anche la Ferrari per il Commenda, la GTC4 Lusso T come turbo. 4 posti veri, 4 ruote sterzanti e vuoto da 610 cavalli. Spero che ti sia iscritto al nostro canale. Se non l'hai fatto, prendi in considerazione l'ipotesi di iscriverti al canale Officina del Pilota. Secondo voi, il patrimonio più grande che abbiamo in Italia è proprio la Ferrari? Beh, questo comunque è un bel video, eh? Bel video dei classi abbiamo fatto. Siamo più di 23.000 utenti e siamo una grande famiglia e noi apprezziamo tantissimo quello che ci state trasmettendo. Affetto e passione. Dici a me, eh? Sta dicendo a me? Che minchia guardi? Sappiate che Luca vuole comprare una Ferrari solo perché vuole andare a rimorchiare. Io invece ci vorrei andare in pista. Ma non è che non mi piaccia la sfera femminile, intendiamoci. È che sono sposato e adoro guidare. Ho un'idea in mente, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se io vendessi la mia Subaru e Luca Spadano vendesse la sua Supra, con l'ammontare del guadagno delle vendite potremo avvicinarci ad una somma di denaro tale da poterci permettere di comprare una Ferrari F355. Secondo voi è una buona idea o una grande minchiata? Commenta qui sotto. Ah, Supra. Subaru. A te ci manca un sacco di soldi, eh?
Bentornati su Officina del Pilota. Che ne pensi delle scene che ho girato dall'alto sopra il Ferrari con il mio drone da ben 3 euro perché era un pezzo di ferro al quale le ho attaccato la GoPro? Quanto sono bello, però. Sono proprio più bello della coppia. Ehi. Sappiate che ho anche la tazza di Spider-Man, la tazza di Superman e anche quella di Buongiorno un cazzo. Ah, ma te, qua ci mancano ancora un sacco di soldi, eh? Quanto ci manca? Sciafa, va. Ma perché la vuoi prendere veramente sta Ferrari? Il 48? Il 48 lo buttiamo. No, che se incazza coso, Raul. Buono. Don't make me angry, don't you even try. Con la telecamera, 1, 2, 3, boom, tira la telecamera in aria, poi la riprende, poi ri... Ma come ha fatto? La Ferrari 488, pista che... Ma non posso tirare fuori dal power! Arrivo! Ragazzi, questo video termina qui, è sempre un piacere stare con voi e noi ci vediamo sicuramente nel prossimo episodio.